More, pere e mele sono le tracce della dieta a base di frutta rinvenute negli escrementi dei cuccioli di amarena da parte dei guardiaparco del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La dimensione delle feci è coerente con quella dei giovani orsi e tutto fa pensare che appartengono ai due orsi rimasti orfani dopo l'uccisione della madre, amarena, fucilata a San Benedetto dei Marsi lo scorso 31 agosto. Dal parco arriva la conferma che i due cuccioli si stanno alimentando autonomamente all'interno della zona di monitoraggio, dove piccoli plantigradi sono stati avvistati a giocare tra di loro. Una buona notizia, secondo gli addetti lavori. Intanto, sempre il parco continua a monitorare l'altra orsa, Gemma, protagonista in questi giorni del Borgo Lacustre di Scanno. Entrata in pizzeria, in albergo, nelle case, si è vista di nuovo l'altra sera in giro per il paese e ha trovato l'albergo chiuso. Lì il parco sta valutando la cattura. L'altra sera è venuto qua, vicino a casa mia, io ho il market sopra, abito là, e proprio poi un'altra sera stava su sotto la villetta, insomma, gira da tutte le parti. Ha rotto la porta della cantina, ha fatto i bisogni lì nel corridoio delle cantine e ha rovesciato quello che c'era. Questa poi è anche vecchia, si è abituata in mezzo alla gente, però ci sono delle cose che non vanno, almeno per me, eh. Siamo in costante contatto con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a cui abbiamo raccomandato di tentare di intervenire con azioni di dissuasione, ovvero tese a ricreare quella naturale elusività degli orsi verso l'uomo. È evidente che abbiamo un problema sul piano della tutela e della conservazione. Oggi è semplicemente, tristemente, alla ribalta a causa dell'uccisione dell'orsa marena a fucilate. Cercare ripetutamente un taglio di tagliare i confini del Parco regionale Silente Venino, cercare in tutti i modi di allargare il calendario venatorio, cercare di sfruttare le nostre montagne come Luna Park per corse automobilistiche, non sono politiche che possono andare al passo con i tempi.